In provincia dell'Aquila, lo sconfinato tappeto verde dell'altopiano di Campo Felice è ogni estate il teatro e la palestra dove si conclude il circuito delle prove classiche a quaglie per le razze inglesi. Una cornice di pubblico e di appassionati che non ha eguali si ritrova qui per osservare i migliori esponenti delle razze in quello che ormai è diventato l'evento più importante della cinofilia italiana. È soprattutto il mondo del professionismo a monopolizzare l'attenzione e dei loro trialer, che purtroppo concorrono e si esibiscono quasi esclusivamente all'estero nelle discipline della grande cerca e nelle prove a starne. Pointer e setter che esprimono i più alti valori di razza e che solo qui hanno la possibilità di essere visti, ammirati e apprezzati. Per tanti appassionati, cinofili e cacciatori, è l'unica occasione per stare vicino a questo mondo lontano e un po' idealizzato, per sentirsi una volta partecipi a quello che solo hanno potuto immaginare, sentito raccontare o letto sulle riviste specializzate. In questo luglio di inizio estate 2008, il Pointer Club d'Italia ha chiamato a raccolta tutto questo mondo. Professionisti e utilizzatori del Pointer, allevatori e molti appassionati e sostenitori di questa razza. Buongiorno a tutti, sono Andrea Mariani, oggi giornata del Pointer Club. Qui a Campo Felice si raduneranno tutti i pointeristi d'Italia e anche d'Europa. La lunga giornata di Campo Felice inizia con un raduno espositivo che porta all'interno dei ring oltre 100 pointer. È una carrellata di soggetti provenienti dagli allevamenti che riproducono le migliori linee di sangue selezionate, grazie a regole severe che si prefiggono di individuare e segnalare gli esemplari maggiormente rappresentativi e in possesso dei canoni di razza. Giovani femmine! Il Pointer ha un suo modo di essere che è dettagliatamente descritto dagli standard morfologico e funzionale. Nel ring deve rispondere ai requisiti di tipicità e costruzione fisica. Le sue fattezze atletiche devono esprimere al tempo stesso forza ed eleganza. Di struttura solida e di temperamento neverite, il Pointer è tra i cani da ferma quello che maggiormente ricorda per purezza di forme e distinzione un altro animale affascinante, il cavallo arabo. Unico a possedere la convergenza degli assi cranio-facciali, da cui deriva quel suo modo singolare di portare la testa, sempre protesa in espressione di avidità, quel suo incedere deciso è indice di carattere. Il controllo morfologico di rispondenza a questi requisiti è fondamentale per il mantenimento delle sue qualità. 100 pointer in passerella per arrivare a individuare i migliori, il miglior maschio e la migliore femmina del raduno.
Bene, concludiamo il nostro raduno espositivo, nel quale abbiamo avuto la fortuna e il piacere di vedere oltre 100 pointer con la proclamazione del migliore di razza. Il giudizio espresso dalla terna di giudici Oscar Monaco, Ivo Geminiani e il signor Pozzi premia come miglior soggetto la femmina. Bene, bravi. Campo Felice, consueto appuntamento di luglio, abbiamo con noi un grande pointerman, Rudy Lombardi, dressore professionista di Settere Pointer. A lui chiediamo qual è la situazione del pointer. Il pointer resiste, malgrado tutte le sue processi di nella vita cinofila e nella vita della caccia, il pointer resiste. E con piacere vedo e osservo che alcuni cacciatori, alcuni utilizzatori della razza sono sempre più accaniti per ritrovare un cane che è antico, un cane che è stato il cuore di tutti noi e dei nostri vecchi, quando cacciavano le starne, quando cacciavano i beccaccini, quando cacciavano le quaglie. Allora era più facile avere il pointer, la caccia si apriva il 15 di agosto, avevamo delle situazioni migliori, avevamo delle campagne migliori, più lavorate, meno situazioni difficoltose per certi tipi di caccia e di selvaggina. Per quanto riguarda le prove, è un cane che non ha bisogno di presentazioni, è un grande cane, è un cane che si riesce ad utilizzare in quasi tutte le formule. La grande cerca la fa da sovrana e la classica quaglie è lo spettacolo primo in assoluto, perché quando un pointer in classica quaglie in dei teatri come Campo Felice, Roccaraso, Lago Loceno e tutti gli altri teatri che poi mette a disposizione l'Enci e la Pointer Club, il pointer si esalta nella sua forma più spettacolare. La prestazione atletica, la ferma di schianto o di scatto, come uno lo vuole. Tutte queste manifestazioni del suo carattere, della sua forza, della sua potenza, poi riescono ad emergere. Riescono a far vedere al pubblico, perché alla fine la classica quaglia è spettacolo, è vetrina, e far vedere le doti fisiche, psichiche e di potenza di un animale che comunque per tutti noi rimane la massima espressione del dresseur, dell'allevatore e dell'uomo che va e sogna, perché il pointer è il cane dei sogni, il cane delle fantasie, è l'animale che ti attizza l'onirico. Il pointer, c'è poco da fare. Visto che stiamo parlando di addestramento, quindi cioè di classiche e quindi di addestramento, com'è addestrare un pointer? In allevamento, in genetica e in da professionista non concepisco un cane che non possa fare la classica quaglia, perché riesce a unire, secondo me, il cane che fa la classica quaglia riesce a unire quelle doti di classe, di precocità e di addestrabilità che sono essenza basilare in tutte le correnti genetiche e in tutte le situazioni di allevamento e di zootecnia. Non concepisco un trailer se non ha, perlomeno non si fa vedere, facendo non da specialista, ma facendo vedere al mondo della cinofilia che è capace di fare anche le quaglie. Per cui il pointer è un cane che comunque si lascia inquadrare, che si fa addestrare volentieri, la sua personalità comunque riesce ad andare d'accordo con quella del suo conduttore. Col pointer devi conviverci, il pointer è... Non siamo noi che andiamo col pointer. È il pointer che viene con noi. È lui che viene con te. Per cui è un cane che ti deve scegliere. Sempre. 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 È il primo anno che il Pointer Club d'Italia organizza questo trofeo, chiamandolo Gran Trofeo Scuderie, e vuole rappresentare un riconoscimento al lavoro dei professionisti e degli appassionati che lo sostengono. È il momento maggiormente atteso.
sono di scena i protagonisti della grande cerca. Pointer di altissimo rango che guadagnano la loro fama cimentandosi sui terreni di tutta Europa. Sono i pointer che accendono la fantasia e l'immaginazione di ogni cinofilo, ma anche di ogni cacciatore. Non tutti frequentano le prove a quaglie nel circuito che percorre da nord a sud tutta l'Italia durante la tarda primavera. Per questo il Pointer Club ha voluto ed è riuscito a radunarli qui, a Campo Felice, con un effetto altamente spettacolare. Sono alla mano dei loro proprietari, che orgogliosamente li espongono, e sono l'orgoglio dei loro conduttori, che attraverso un lavoro di alta professionalità li impongono in concorsi severissimi e selettivi. Sono i potenziali riproduttori necessari al mantenimento delle caratteristiche più raffinate della razza. Intanto un grazie a tutti voi che siete qui a presentare i vostri soggetti e con l'occasione a tutti quelli che ci hanno veramente dato una gioia infinita questa mattina con la loro presenza e la loro partecipazione. È stata una mattina intensa, è stata una soddisfazione grande trovare attorno al nostro club un clima di cordialità, di amicizia, di comuni intenzioni, di comuni obiettivi. È solo così che si può andare avanti. Abbiamo raccolto i risultati di tutti. Lo abbiamo fatto con buona volontà, con spirito di volontariato, probabilmente siamo incorsi in qualche errore, sappiate apprezzare l'intenzione. E certamente ci sono professionisti che per numero di soggetti che portano sul furgone e per occasioni che si sono andati a creare girando per tutta Europa hanno ottenuto i migliori risultati. Tuttavia questa è un'occasione per dare un riconoscimento a tutti. E allora partiamo con la presentazione di alcuni professionisti, dei loro risultati e di qualche soggetto che hanno portato. Questi sono i risultati dello scorso anno, qualche cane nel frattempo si è perso, magari è mancato, se è una femmina magari è in fase di allattamento, quindi non ci sono tutti, ma quello che conta è l'intenzione. Ersilio Ricotti. Si presenta con Artù, un figlio di Ribò, ha ottenuto risultati un po' dappertutto, a Jerez, in Spagna, a Salonicco, in Polonia, a Busco Zdroj, in Serbia, a Nis. Tutti i risultati su starne, molti a livello di eccellenza, qualcuno anche con certificazione. Bravo Ricotti, l'anno prossimo ti vorremmo vedere con tre cani. Carlo Sardone, lui in questo periodo è un vacanziere, preferisce andare a pescare le orate. Semighini Alvaro, sì. Semighini Alvaro è un cane che ha avuto delle ottime performance sia a Starne e anche in prove a Beccaccia. È un cane di, direi, di bellissime forme, ma su questo lascio che sia Franco Zurlini ad esprimersi. Cane con una buona impronta maschia, fortemente costruito, una costruzione valida, una buona groppa larga, ben fatta, una buona convergenza degli assi cranio-facciali e una discreto cesello suborbitale. Delfi Mazzonetto si presenta con due pointer che hanno ottenuto buoni risultati lo scorso anno in prove a Starne in Polonia e in Serbia. Zip del Fabbro Ferraio e Zorro del Fabbro Ferraio. Francesco Moretti, oggi si presenta con Alpinensis Fidel, ha presentato in stagione anche un altro soggetto, Bitter di San Pellegrino, ma Alpinensis Fidel ha avuto un filotto di buonissimi risultati soprattutto in Serbia. È un altro figlio di Ribò, come lo dirà Franco Zurlini. Cane giustamente costruito, un cane intorno ai 61 al Garrese, una buona e solida dorso lombare, la groppa è di buone dimensioni, lievemente obliqua ma va già molto bene, il torace è lievemente piatto in direzione esternale, la testa è con una discreta convergenza e un eccellente tartufo a bordo di piatto, la incollatura sorte molto molto bene. Eugenio De Marchi.
setterista e toscano, con un pointer a guinzaglio. Una brava canina che ha ottenuto degli ottimi risultati. Credo sia una canina molto tipica, ma lo dirà Franco Zurlini. Io aggiungo che ha ottenuto in stagione l'anno scorso 2 CAC in prove a stalle. Anche per Eugenio ci auguriamo l'anno prossimo possa venire a ritrovarci con un paio o tre soggetti, appena fuori. Manca qualche professionista che per diverse ragioni non ha potuto essere presenti. Hanno ottenuto buoni risultati Claudio Sigismondi, Giuseppe Pezzotta, Andrea Annunziata, che non è qui stamattina. Inviterei allora ad entrare e a farsi osservare il gruppo di Diego Corradini. Diego si presenta con due cani, ma in realtà nella stagione passata ha qualificato 4 soggetti. Gianni della Madonna del Carmine, Mitchell, Nela del Castillo de Almansa, e comincia qui la teoria di molti professionisti che lavorano anche per appassionati che non sono italiani, e Reda delle Vedute. Una serie, soprattutto per Reda delle Vedute, una serie di qualifiche di eccellenza in prove esterne veramente importanti. Diego è sempre stato della famiglia, non ha mai perso l'abitudine di mantenere sul furgone qualche pointer, nonostante abbia degli splendidi setter che sa portare con molta bravura. Complimenti anche per il campionato europeo setter vinto nella specialità di caccia pratica. Ci auguriamo che tu possa darci una mano per vincerlo nella razza setter. Grazie. Il presidente ha detto prima di un tale che era setterman e toscano. Non è che siano due difetti, intendiamoci. Quindi sì, non è che è un razzista, solo questo. Il gruppo di Luigi Maggiolo. Anche il gruppo di Luigi Maggiolo sarebbe più numeroso, alcuni soggetti non hanno la possibilità di essere qui. Maggiolino è una persona che ha saputo esprimere veramente professionalità, procedendo per gradi, non sgomitando, facendo parlare i risultati. È una persona che deve essere, e io lo voglio fare pubblicamente, additata come esempio di buone maniere, di buon comportamento. Bravo Luigi. Ci troviamo a Campo Felice in occasione della giornata del pointer. Abbiamo l'occasione di incontrare vari professionisti. Questo alla mia destra è Luigi Maggiolo, dressor professionista, presentatore di pointer e setter in caccia starne. A lui chiediamo qual è la realtà di questo grande starnista in questa disciplina. Ma la realtà in questo momento direi che è molto favorevole dal punto di vista della qualità dei cani in caccia starne. Ci sono dei bravi cani sui vari furgoni anche dei miei colleghi. Il problema, se vogliamo, è che ce n'è un po' pochi di pointer in caccia starne. Per riguardo alla salute e alle prove che fanno questi cani, direi che ci siamo in pieno. Abbiamo visto anche in Francia che i nostri cani nel primo campionato europeo che è stato fatto di caccia starne hanno molto ben figurato. Per cui se numericamente sono, diciamo, inferiori rispetto ai cugini setter, il pointer qualitativamente in questa disciplina riesce ad emergere, riesce a ben figurare in ogni caso. Indubbiamente sì, poi ovviamente le percentuali giocano a suo sfavore, voglio dire, su una tournée di prove che ci sono, facciamo un esempio, 80 setter su 20 pointer, è ovvio che il cacciatore è uno solo e ha più probabilità il setter di andare, numericamente parlando, ha più probabilità il setter di andare poi a prendere il cacciatore. Molto
tipico, spiccatamente tipico, con uno splendido tartufo a bordo di piatto, l'occhio piuttosto chiuso ma di discreta espressione, una profonda sutura metopica, molto ben assortita all'incollatura, torace di non grande altezza e soprattutto anche questo lievemente piatto in direzione esternale, buona la groppa sia pure con qualche grado di obliquità in più, non eccessivamente, guardate, al di là di questo non direi che si possa dire tanto. Questo è un cagnino molto tipico. Il gruppo di Fiorenzo Pariola, accoglietelo con un applauso, sono 13 soggetti, forse non tutti presenti, 13 soggetti che Fiorenzo ha qualificato molto bene nelle prove a Stabile, anche in qualche prova italiana. Ve ne leggo i nomi. Questo è un gruppo che può permettere alla competenza e all'occhio dell'avvocato Zurlini di esprimere anche delle considerazioni d'insieme, credo molto importanti. Utinensis Dero, Oxby de Sinclair, Pablo, Rival de Sinclair, Roby, Semeghini Vladi, Sirio, Zidani, Azzurro di Sanfermo, Petti, Cobra, Maciste e Miss. Un bel gruppo veramente, un gran lavoro, bravo, bravo Fiorenzo. Non c'era di meglio che invitare il presidente dell'associazione a destra.